Ciao amiche, rieccoci nel canale di Mariella Fantasy. Eccomi qui per mostrarvi come ho realizzato la mia salopette dell'allegria. La mia salopette è una creazione facilissima, veloce da poter fare in pochissimo tempo, con il materiale che avete, rimasugli di lana di vari colori, e l'obiettivo è quello di costruirci qualcosa che è indossato a casa, dove vogliamo, ci suggerisce qualcosa di bello, ci dà energia, come i colori che noi abbiniamo ispirati sul momento dall'accostamento e dalla disponibilità pure di ciò che abbiamo. Vi mostro per sommi capi come si struttura la mia salopette. Facciamo conto che questa sia la parte davanti. Allora, davanti abbiamo quindi le nostre spalle, il collo, scusate il mio disegno, ma è per comprendere meglio come poter fare. Ecco, dobbiamo noi costruire un quadrato o un rettangolo che vada dalla base del collo all'altezza quindi delle ascelle, scende e si ferma sotto il seno. Utilizzate i punti che preferite. Io per esempio ne ho realizzato uno, come vedete, tutto a maglia alta con un alternarsi di vari colori, il celeste, il giallo, il bianco, eccetera eccetera. La dimensione ovviamente varierà a secondo del vostro seno e le vostre spalle. Io il mio l'ho fatto 24 centimetri per 25 centimetri e già l'ho preparato. Poi vi mostro ancora come prosegue sotto. Quindi sotto poi noi cosa faremo? Terminato il nostro quadrato, agganceremo l'uncinetto all'estremità in basso del nostro quadratino e realizzeremo una catenella lunga fino ad abbracciare dietro la schiena, ovviamente dietro la vita. E poi spunterà da questa parte e l'agganceremo con una maglia bassissima. Adesso vi mostrerò come. A questo punto cominceremo noi a lavorare una serie di punti, maglie alte, quello che preferiamo, fino a raggiungere la lunghezza preferita. E qui poi ci fermiamo. Passiamo adesso sul retro. Quindi dietro la schiena, cosa vediamo dietro la schiena? Al solito collo, spalle. Dietro la schiena che cosa vediamo? Le braccia. La salopette abbiamo visto è davanti. Dietro invece noi vedremo delle bretelle. Si andranno poi a posizionare su quello che è il gonnellino sotto che abbiamo costruito con dei giri continui sulla base della catenella lunga che avevamo lavorato prima. Facilissimo, non c'è proprio niente di difficile. Ciò che conta in questa mia creazione è il fatto di costruire qualcosa di allegro, di diverso dal solito, che soprattutto poi di lana, per ora che è dicembre, è bello indossare qualcosa di morbido e di caldo, che ci faccia stare bene e che spezzi la monotonia, la noia, la tristezza in quel momento, perché con i colori belli, perché indossiamo qualcosa che non esiste in commercio, neanche secondo quello che è la moda o il gusto comune, è un po' come se ci trasformassimo in un cartone animato, se vogliamo, e indossando la nostra salopette dell'allegria sicuramente romperemo, distruggeremo quel circolo vizioso di tristezza che in quel momento ci opprime. Questo è l'obiettivo, amiche. E allora, una volta che vi ho mostrato lo schema semplicissimo di esecuzione, vi mostro adesso come si procede dopo aver fatto il nostro quadrato. Quindi vi mostro brevemente, vi accenno come si lavora una catenella. Naturalmente mi rivolgo alle principianti,
alle principianti. Io mi sono procurato un uncinetto 4,5 con un tipo di lana che normalmente si lavora con un uncinetto numero 4, ma voi potete utilizzare l'uncinetto che vi piace di più, che il numero di uncinetto, la grandezza, quella che vi sembra più comoda, che vi fa lavorare meglio, perché l'obiettivo di questa salopette sin dalla sua esecuzione è quella di farvi rilassare. Quindi cosa si fa? Si prende un filo di lana, il colore che preferiamo per iniziare. Io per esempio nel mio avevo iniziato col celeste, e iniziamo a lavorare una catenella. Ci fermiamo quando abbiamo raggiunto la larghezza del nostro seno. In questo caso io ho misurato 25 centimetri, ovviamente della sporgenza seno, perché è pur sempre una salopette. E lavoriamo questa catenella. Fate conto che sia arrivata già io alla lunghezza, nel mio caso di 25 centimetri. A questo punto, per lavorare una maglia alta, cosa si fa? Si lavora un'altra catenella. Poi si prende il filo, la prima, l'ultima e la penultima ovviamente le mettiamo da parte, entriamo nella terz'ultima e cominciamo a lavorare la seconda maglia alta, perché la prima è costituita dalle prime due catenelle. Filo sull'uncinetto e proseguiamo con tutto un giro di maglie alte. Così. Terminiamo questo giro di maglie alte. A questo punto noi cosa facciamo? Dobbiamo cambiare colore. Allora, se dobbiamo cambiare colore, le ultime, la chiusura, quindi il filo da prendere per chiuderlo, non lo prendiamo, la chiuderemo con il filo dell'altro colore. Esempio, vogliamo continuare con questo bellissimo fucsia fluo. Quindi cosa facciamo noi? Prendiamo il filo. Vi mostro solo questo passaggio perché poi tutti gli altri sono uguali. Chiudiamo, prendiamo codina e filo, qui stringiamo, facciamo due catenelle e voltiamo il lavoro. Dopodiché proseguiamo normalmente per tutto il giro. E si prosegue così ogni volta il cambio colore, fino a quando non abbiamo raggiunto l'altezza, ripeto, che va da sotto il collo fino a poco sotto il seno. Qui a questo punto ci fermeremo. Adesso cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare il gonnellino della nostra salopette. Quindi, per fare il gonnellino alla nostra salopette, dobbiamo scegliere, anche qui c'è sempre la scelta del colore. Prendiamo un colore. Io di solito per i gonnellini utilizzo sempre colori più scuri, perché così se voglio fare poi dei fiori da cucire sopra spiccano. E allora prendo, per esempio, mi stanno travolgendo tutti i gomitoli, prendo questo prugno. Capovolgo il mio lavoro, perché poi io devo andare a passare sopra questi fili. Mi aggancio a questo primo punto. Mi aggancio a questo primo punto. Prendo il filo ad eseguire
una catenella lunga. Poi naturalmente mi fermerò. Scusatemi, ho preso la codina, non c'era il filo. Poi a un certo punto ci fermiamo, lo proviamo e vediamo se va bene. Quindi metteremo intorno alla nostra vita senza farlo troppo stretto, perché altrimenti poi non riusciremo ad indossarlo. Quindi morbido. Quindi si esegue questa catenella lunga. Allora, vi ricordo quello che sto facendo. Sto praticamente agganciandomi a questo, al quadrato, sto lavorando questa catenella che passa dietro la schiena, spunta dall'altro lato e poi deve andare a ricongiungersi con l'altro angolino alla base di questo quadrato, di questa salopette, la parte frontale della salopette. Quindi sto continuando con la mia catenella. Ci vediamo al termine. Allora amici, dopo che avete allungato la vostra catenella, misurata e tirandola, perché poi ovviamente diventa elastica, altrimenti diviene un lavoro troppo grande, a questo punto correggete la catenella sul tavolo in modo che dritta, che sia dritta, e dopodiché siamo giunti all'altro angolino della base della nostra salopette. Agganciamo e chiudiamo con una maglia bassissima. Non so se l'ho fatto bene, vediamo. Aspettate, ok. Ecco fatto. Adesso non dobbiamo fare altro che continuare in tondo il nostro lavoro. Per cui alziamo due catenelle e tranquillamente proseguiamo con le maglie alte. Ci vediamo quando sono giunta vicino alla catenella. Eccoci qui. Dobbiamo proseguire seguendo questa linea. Quindi il nostro lavoro cresce, quindi abbiamo capovolto la nostra salopette, questo è il gonnellino che va quindi crescendo. Inseriamo l'uncinetto nell'ultima maglia alta e dopodiché punto per punto, catenella per catenella, lavoriamo noi le maglie alte. Io vedete, sto nascondendo la codina ormai. Abbastanza facile. E continuate così fino al termine del giro. Ci vediamo quando siamo vicini all'altra estremità del nostro lavoro. Allora, siamo quasi vicini al termine di questo giro. Così lavoriamo le ultime due maglie alte, dopodiché cerchiamo la seconda delle prime due catenelle, entriamo anche così e chiudiamo con una maglia bassissima. Vedete, abbiamo lavorato questo anello. Continuiamo così fin quando non abbiamo raggiunto la lunghezza che preferiamo. Poi ogni tanto ovviamente la indosseremo, la proviamo e vediamo un po' come va. Potete anche cambiare colore oppure continuare sempre con lo stesso, come sto facendo io. Io continuo e dopodiché vi comunico quanti giri ho fatto.
anzi, un suggerimento. Il secondo giro, una volta che avete utilizzato le maglie alte come punto, vi consiglio di lavorarlo a rilievo in avanti, una sorta di punto elastico, in modo tale che se dietro risulterà un po' largo, riusciamo a recuperare questo svantaggio stringendo, creando così elasticità alla maglia maggiore, in modo tale che stringerà un pochino intorno alla vita pur mantenendo la sua estensione. Quindi vi mostro brevemente la maglia alta a costa esterna verso di voi, cioè inserendo l'uncinetto, come vedete, dietro la costa della maglia alta. Si prende il filo, si esce, si estrae l'uncinetto e poi si lavora la maglia alta, e così punto per punto facciamo tutto un giro di maglia alta a costa esterna. Così ci vediamo al termine del giro. Finito questo giro, agganciate sempre chiudendo con una maglia bassissima, potete proseguire come credete, o continuando con i giri a punto elastico, oppure ritornando di nuovo con le maglie alte normalissime. Dopo aver terminato la mia fascia, che va proprio intorno dalla vita sui fianchi, quindi molto aderente, a questo punto dobbiamo costruire le bretelle. Cosa ho fatto? Ho indossato questa quasi salopette e ho preso le misure con questi, aiutandomi con questi segnapunti, intanto con uno. Quando poi l'ho piazzato, ho contato quante maglie c'erano, e la stessa cosa ho fatto poi in maniera speculare anche dall'altro lato, per cui sono esattamente simmetriche. Dopodiché, con il metro da sarta, ovviamente mentre indossavo questa tutina, questa salopette, ho preso le misure, indossato naturalmente, mettendo ben teso il metro, da questo punto dove che dobbiamo attaccare la bretella fino a questo segnetto, e ho calcolato che sono 43 centimetri. Quindi adesso dobbiamo cominciare a costruire la nostra bretella. Io ho scelto questo colore abbastanza vivace, questo fucsia fluo, e inizieremo direttamente agganciando il filo da una parte, quindi metterò sotto sopra il mio lavoro. Prenderò un'estremità della bretella, inserisco in questa seconda catenella l'uncinetto, aggancio il filo, prendo codina e filo insieme e lavoro due catenelle. Dopodiché rientro nello stesso punto ed eseguo una maglia bassa. Adesso in ognuno di questi spazi io lavorerò delle maglie basse, vediamo quante. Quindi queste sono 3, 4, 5, 6 maglie basse, quindi lavorate un totale di 6 maglie basse. Dopodiché non faremo altro che tutti i giri di andata e ritorno, quindi una catenella, voltiamo il lavoro, rientriamo in ogni punto per lavorare le nostre maglie basse, e proseguite così fin quando non avete ottenuto la lunghezza, allungandola, perché naturalmente poi è un po' elastico il nostro lavoro, di 43 centimetri nel mio caso. Ci vediamo poi al termine, quando ho terminato, per mostrarvi come poi applicare, chiudere la nostra bretella. Nel momento in cui cominciate a vedere lunga la vostra bretella, è vero che se accostiamo
il metro magari sembra piccolina, per esempio questa mia è 37 centimetri, però siccome tende ad essere elastica, la dovete tendere. Tendendola soltanto potete rendervi conto. È pur vero che dopo che la fisseremo poi faremo tanti giri di maglia bassa lateralmente, in questa maniera bloccheremo l'effetto elastico, però già noi possiamo limitarla. Vedete, io se la tendo al massimo, addirittura questi 37 centimetri diventano 61. Però dobbiamo cercare di limitarlo il più possibile. Io cerco di scucirlo, ne scucio un pochino, non troppa. E adesso vediamo, allungandola, che cosa succede. D'accordo, io mi fermo qui. Quindi sono dei tentativi che si fanno ad occhio. Allungandola diventano 52 centimetri, però naturalmente vedete, se io la tendo allungherà, ma in realtà poi quando lavorerò le maglie baste per fare la cornice a queste stesse bretelle si bloccherà. Per cui rimango così, con questa dimensione. Immaginate, tanto per darvi un'idea, che io avevo misurato 43 centimetri il metro della bretella e questa senza allungarla è 35 centimetri. Dunque la lascio così e adesso prendo l'ago. Taglio il filo, lo lascio un pochino lungo. Scusate questo passaggio di mani. Stringo, metto ovviamente dritta la mia bretella, e adesso la dovrò fissare. Ago della lana. Considerato che devo arrivare a quell'estremità, calcolo l'altra bretella. Allora, amici, avevo calcolato per la prima bretella 57 giri di 6 maglie basse e
dunque ho replicato lo stesso numero di giri e per evitare di ogni volta ricontare i giri, ho diviso in 10 giri per volta. Ogni volta che completavo il decimo giro mettevo una graffetta, così contare diventa più facile. 10, 20, 30, 40, 50, più 7, 57. Adesso cucio anche questa bretella e poi proseguiamo. Per cucire non devo fare altro che andare, vedete, parte dalla spallina, andare a sovrapporre all'altra bretella, questa nuova, dopodiché vedete, terminava nel segnetto la prima volta, adesso andiamo dal segnetto verso il fianco. Quindi contiamo 7 maglie, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, quindi qui. Diciamo che il corpo principale della nostra salopette dell'allegria è terminato con queste bretelle e questa salopette frontale. Però naturalmente poi la dobbiamo rifinire facendo tutto un giro seguendo il perimetro di bretelle del corpetto in maglia bassa, continuando finché vogliamo noi continuare. Per allungare invece semplicemente la parte sotto di questa sorta di gonnellino, lavoreremo noi lasciando degli spacchetti laterali. Vi mostro ad esempio. Importante centrare in questo caso la nostra maglia rispetto al centro, per cui contate sempre voi il numero, deve essere uguale il numero di maglie alte a destra sui fianchi rispetto alle altre laterali. In questa maniera sarete sicuri di averla piegata bene e avere posto al centro questo quadrato della salopette. E quindi queste sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, perfetto. Quindi a questo punto, dopo che abbiamo stabilito di averla assolutamente piegata, possiamo aiutarci sempre al solito con le nostre graffette, in modo tale che man mano con la lavorazione non si sposteranno. E quindi ne posizioniamo una da una parte e l'altra dall'altra parte. Lavoreremo soltanto partendo quindi da destra verso sinistra e poi il ritorno e non tutto in tondo, perché dobbiamo lasciare degli spacchetti. Poi volteremo dopo aver allungato il pannello sul retro e lavoreremo lasciando soltanto una maglia libera sull'altra maglia avanti e indietro. Sempre saltando una maglia dopo questa, prima di questo segnapunto. In questa maniera avremo ottenuto un prolungamento della nostra maglia sotto, dopo i fianchi, lasciando libero con uno spacchettino i laterali. Spero di avervi detto tutto, dopodiché, naturalmente. La vostra fantasia farà il resto. Se volete lavorare, non so, dei cerchi facendo appunto degli aumenti di tanti, come delle bolle di tanti colori, oppure dei fiorellini, dei tasconi, come ho fatto io con il mio. Divertitevi, amiche, e scrivete nei commenti poi se vi è piaciuta questa idea, ma soprattutto se dopo averla indossata vi sarete sentite meglio. Da Mariella Fantasy per il momento è tutto, vi saluto e alla prossima, ciao!